Un weekend all'insegna dell'ambiente, della natura e della collaborazione tra l'Italia e la Norvegia. Una a due giorni in cui il presidente nazionale del Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Tommaso Pellegrino, accompagnato dal direttore Romano Gregorio, ha firmato ad Oslo uno storico ed importante accordo di collaborazione con il Parco Nazionale delle Balene, primo parco marino della Norvegia, alla presenza del ministro dell'Ambiente Sergio Costa e dell'ambasciatore italiano in Norvegia Alberto Colella. Nella giornata mondiale promossa dall'UNESCO per la tutela delle specie selvatiche, che quest'anno per la prima volta è dedicata alle specie marine, sono felice di aver suggellato questo accordo, ha dichiarato il ministro dell'Ambiente Sergio Costa. Sono estremamente soddisfatto a nome mio come ministro, ma a nome di tutto il governo italiano, perché abbiamo fatto appunto due belle cose assieme. Ieri io ho cofirmato il primo gemellaggio per il paese Italia tra un parco nazionale italiano e un parco nazionale norvegese. Sappiamo come la Norvegia ha tutta una storia, una tradizione nella tutela dell'ambiente, quindi è importante che questi due parchi nazionali si incontrino, colloquino, facciano scambi formativi, culturali, informativi e principalmente ambientali. Così come è stato importante oggi vedersi ad Oslo, qui nella capitale norvegese, con il ministro dell'ambiente norvegese e fare il punto della situazione sulle prospettive ambientali che si aprono nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Camminare insieme tra paesi amici come la Norvegia e come l'Italia significa prendere le migliori pratiche dell'uno e le migliori pratiche dell'altro per poter poi applicarle rispettivamente sul proprio territorio. Ho trovato grande disponibilità nel popolo norvegese, c'è una grande disponibilità nel popolo italiano. Adesso camminiamo insieme, parchi nazionali italiani, parchi nazionali norvegesi, governo italiano, governo norvegese, principalmente per tutelare l'ambiente, perché l'ambiente di tutti e l'universalità dell'ambiente significa che è qualcosa che ci aiuta veramente a tutelare il pianeta. Il presidente Pellegrino e il direttore Gregorio, in rappresentanza del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, primo parco italiano plastic free, hanno partecipato a tutti gli incontri istituzionali in delegazione con il ministro Sergio Costa e con il sottosegretario agli esteri Manlio Di Stefano, tra cui l'inaugurazione della prima ambasciata italiana plastic free. Con grande orgoglio e con grande piacere abbiamo partecipato alla delegazione del Ministero dell'Ambiente, grazie al ministro Sergio Costa, che ha voluto il primo parco d'Italia plastic free in questa importante e bella iniziativa qui in Norvegia, dove abbiamo oggi inaugurato la prima ambasciata plastic free al mondo e quindi un perfetto connubio con il Parco Nazionale del Cilento, Valle degli Alburni, e dove ieri abbiamo sottoscritto un importante e storico accordo con il Parco di Trevaler, cioè il Parco delle Balene, primo parco marino norvegese, e siamo particolarmente contenti perché andiamo nella direzione fortemente voluta dal ministro Costa, cioè di internazionalizzare i nostri parchi, le nostre aree protette, per fare quegli scambi importanti di buone pratiche, e devo dire è stato particolarmente utile e significativo questo incontro. Quindi veramente un ministro dell'ambiente che si apre all'Europa, che si apre quindi a quelle eccellenze, a quelle realtà importanti. D'altra parte anche l'incontro con il ministro dell'ambiente è stato un momento particolarmente utile rispetto alle buone pratiche norvegesi, e devo dire che ancora una volta la dimostrazione che l'ambiente in Italia oggi è un tema centrale e dove grazie al ministro Costa c'è una grande sensibilità, una nuova grande stagione per l'ambientalismo italiano.